Sembrerebbe essere fuori pericolo Maurizio De Giovanni, che stanotte, colpito da un infarto, era stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli. Lo scrittore partenopeo, classe 68, avrebbe accusato un malore nel pieno della notte e sarebbe stato trasportato di corsa al presidio ospedaliero, dove in seguito al ricovero sarebbe stato sottoposto a un intervento di rivascolarizzazione percutanea. Attualmente il paziente è ricoverato nella UTIC dell'Aurn Cardarelli, dichiara un medico della struttura, leggendo il bollettino sanitario di De Giovanni, per poi aggiungere come le sue condizioni cliniche siano stabili. Pericolo scampato per il momento, ma De Giovanni resterà sotto osservazione ancora per qualche tempo prima di poter essere ufficialmente dimesso. Intanto ecco la lettura completa del bollettino clinico di Maurizio De Giovanni. Il paziente è stato sottoposto nelle prime ore della giornata al ricovero per sindrome coronarica acuta. Immediatamente dopo il ricovero è stato sottoposto a procedura di rivascolarizzazione percutanea con un buon risultato finale. Attualmente ricoverato nella nostra unità coronarica della Orme Cardarelli e le condizioni cliniche sono stabili.